Il segreto trame marzo, Marcella e Mafia salvano Beatriz da una violenza carnale. Le trame di marzo rivelano che la figlia di Hernando si metterà in grossi guai. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, che ha appena annunciato il dramma di Gonzalo e Maria nelle puntate spagnole. Gli ultimi spoiler rivelano che Aquilino deciderà di vendicarsi della giovane Beatriz dopo essere stato scaricato. Anticipazioni e Il Segreto, il flirt tra Beatriz e Aquilino scandalizza Puente Viejo. Le trame delle puntate del Segreto in onda nei prossimi mesi rivelano che Beatriz si abbandonerà alle braccia di Aquilino Benegas, non appena Matias deciderà di stare accanto alla mogliettina per sempre. La giovane Dos Casas, delusa dalla decisione di Matias, si avvicinerà sempre di più all'impresario giunto nel frattempo a Los Manantiales per riqualificare l'azienda di famiglia. Inoltre si farà convincere a partire insieme a lui dopo aver scambiato dei dolci baci d'amore. La ragazzina sembrerà rifiutare l'idea finché Dolores non metterà in giro le voci su una sua relazione con un uomo sposato e padre di due figli. A questo punto Beatriz confesserà a Camila e Hernando di avere intenzione di trasferirsi a Madrid per prendere visione dell'Accademia delle Belle Arti. Ma ecco arrivare il colpo di scena, Aquilino dovrà rinunciare alla sua fuga d'amore a Parigi in quanto Beatriz si sentirà poco bene dopo aver visto l'album delle nozze di Matias e Marcella. Possiamo anticipare che la figlia di Hernando si concederà ad Aquilino per ripicca, mentre Dolores sarà la prima ad accorgersi dell'incontro focoso dei due amanti. Infine Camila deciderà di intervenire insieme al marito dopo che la relazione di Beatriz è ormai diventata di dominio pubblico. Il segreto, trame Spagna, Aquilino abusa di Beatriz. Le trame delle puntate del Segreto in onda a marzo rivelano che Beatriz sarà rimproverata aspramente dai genitori dopo essersi concessa ad un uomo più maturo di lei di molti anni. Purtroppo Beatriz tornerà nuovamente a tradire la volontà del padre, facendo l'amore nuovamente con Venegas, mentre Camila cercherà di far riflettere la ragazzina sebbene invano. Dagli spoiler ufficiali si apprende che i coniugi Dos Casas cercheranno di stare vicino alla figlia con indiscrezione. Finalmente Beatriz dimostrerà di aver messo giudizio tanto da rifiutare nuovamente le avance di Aquilino. Infatti deciderà di trasferirsi veramente a Madrid per studiare belle arti. Ma ecco che Benegas l'accuserà di aver scherzato con il fuoco, tanto che Beatriz verrà portata con la forza in una casa fuori Puente Viejo con l'intenzione di violentarla. Matias interverrà in difesa della ragazza dopo aver assistito ad un loro acceso confronto. Purtroppo il figlio di Alfonso cadrà a terra colpito da una bottigliata alla testa, mentre Aquilino cercherà di avere la meglio su di lui sferrandogli un colpo mortale. Ma ecco arrivare il colpo di scena, Marcella del Molino entrerà nella casa imbracciando un fucile, mentre Alfonso sopraggiungerà sul luogo del misfatto guidato dal sesto senso. Infine il parapiglia giungerà alle orecchie di Hernando che prenderà a sua volta una decisione shock. Quale?